Veniamo a questo tour che lei sta facendo e perché si trova qui a Sanremo? Allora, a Sanremo vengo da quando, forse dall'anno prima ancora di Povia, quando ho fatto la... No, dall'anno di Povia, quando c'è stata la canzone. Sono venuta qua per farlo perdere, perché ha urlato a gran voce, Luana voleva vivere, Luana voleva vivere, e lui non è passato il turno, quindi è colpa mia forse, non lo so. Ha voluto così il Signore, ma ero qua per Luana già da allora. E poi sono sempre venuta tutti gli anni perché c'è tanto movimento, cioè anziché andare io nelle altre città d'Italia, in questo momento, in queste settimane, c'è l'Italia che viene qua a Sanremo, quindi è un'occasione unica per vedere il francese, anche lo straniero, qualcuno che chiede anche di straniero cos'è, mi chiede spiegazioni, raramente però vabbè, però l'italiano di tutta Italia, quindi quest'anno andrò via prima perché devo andare a Udine, a Lecco, nel decimo anniversario di Luana, ma se no gli altri anni sto qui fino alla fine del festival. Invece adesso Qual quest'anno ho è il deciso prima. messaggio che vuole lanciare? Allora, il messaggio che voglio lanciare è, anziché solo verità per Giulio Regeni, io urlo da anni verità per Eluana Englaro, perché la gente è stata ingannata, il testamento biologico è una cosa proprio demoniaca. Gesù Cristo è il vero Dio e soprattutto la verità, la vita e l'amore, come è scritto sul cartellone, cosa che il testamento biologico è tutto il contrario. E ho avuto il piacere e l'onore di vedere Luana Englaro alla clinica Beato Luigi Talamoni di Lecco, dove insieme al papà e alla suora che accudiva Luana ho visto una reazione importantissima che doveva fermare la sentenza di morte di Luana, perché Luana ha reagito con un attacco di panico mentre il papà le diceva che lei preferiva morire. Quindi ho capito che Luana capiva tutto e si è bloccata quando, nel momento che l'ho rassicurata, gli ho detto con amore: stai tranquilla che farò di tutto per aiutarti. E Luana ha smesso subito, quindi non era un asma, era proprio un attacco di panico per quello che aveva sentito. Poi so che lei ha reagito in tante altre occasioni, ma nessuno si è mai fermato perché volevano questo testamento biologico e la morte di Luana contro la sua volontà. E quindi è fondamentale perché la legge diceva il contrario. Tutti i diritti non sono stati rispettati, né del disabile, né della vita, né della legge del malato. Quindi tutto è stato negato a De Luana, però purtroppo è passato il messaggio che lei voleva morire, invece non è proprio vero niente.